questa non è una notizia positiva, fra le tante. Vabbè, dai, te ne do una io invece, che invece fa un po' più schifo. I risultati del primo rapporto delle Nazioni Unite con una prospettiva globale della violenza sui minori. La guerra nel mondo ai bambini. Ogni anno migliaia di vittime, 150 milioni di bambini violentati e sfruttati. 150 milioni di bambini violentati e sfruttati, tutti quanti dai cristiani. È chiaro? Sia in maniera diretta che in maniera indiretta. Sia perché i cristiani li hanno violentati, li hanno ridotti in miseria, sia attraverso il colonialismo, che sempre i cristiani missionari hanno agito in questo senso, sia attraverso le politiche di Ratzinger e di tutti i suoi predecessori, sia attraverso la diffusione della cultura occidentale del possesso e della sottomissione dell'uomo, in antitesi ad altre culture e ad altre filosofie. Cioè tutti questi bambini sono violentati e ridotti in miseria dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Questo ricordatevelo sempre, perché ci sono delle responsabilità che vanno sempre al di là dell'azione che noi facciamo, perché le azioni che noi facciamo le ereditiamo anche da un passato. E se noi non siamo in grado di guardare attentamente il presente e di modificarlo concretamente, le azioni che noi facciamo vanno ad arricchire quella che è la miseria, tipo sovvenzionare i missionari, sovvenzionare la carità cristiana, sovvenzionare quella che è stata la costruzione della miseria e il mantenimento della miseria. E non dite che non lo sapevo. Sì, diamo un esempio molto particolare di come si arriva al punto di non fare storie pur di non turbare il pensiero cattolico. C'è stato un convegno che ha parlato di aborto, della pillola RV486 in Italia, a Roma, e un ministro ha avuto l'intelligenza di andarci. Un po' di politici hanno protestato perché questo politico è andato a questo convegno in contemporanea della visita del Presidente del Consiglio in Vaticano. Cioè si arriva quasi a dover impedire che un politico sia attento alla cultura, alla realtà, a quello che succede, perché non deve turbare lo spirito di qualcuno. E sai, quando si entra in questa mentalità del politicamente corretto, significa che il passo successivo non è soltanto protestare perché un politico va a un convegno. Che anzi, io sarei contento che i politici andassero a molti convegni perché qualcosa imparerebbero, sarebbero più informati, sarebbero più attenti. Cioè, che comprenderebbero un po' meglio le cose. No, questo politico giustamente va a un convegno e non doveva andarci perché in contemporanea il Presidente del Consiglio era in visita dal Papa. Siamo ormai arrivati a frutta, non so, guarda, perché c'era qualcuno che diceva che quando si è sul fondo, ma proprio sul fondo, che più cadere più in basso non si può, sicuramente sotto c'è qualcuno che bussa, per cui non illudiamoci. Che ci sediamo via le telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Io questa sera dalle 19 alle 20 continuerò il discorso sulle discussioni che ho avuto con altre persone. Pronto? Ciao. Niente, quasi giro fa una partita a calcio, Verona. Che c'è una squadra di vestiti di verde e bianco, una squadra di vestiti di rosso, rosso porpora. Chi vince? Quando vedo il ballon, non lo so. Chi vince? Ah, nemmeno comincia adesso. Che c'è uno che trae manche, che altri che suona, non so. Chi è che arbitra? Ma che c'è uno che c'hai, che butta i brassi alti, che dirige. Uno con un tocco di ferro in crosà. Forse sarai segnaline. Zeus. Però te che hai sbagliato prima, Claudio, ti hai detto che il patriarca, che hai detto di non impegnarsi in politica. Sul Gazzettino di oggi il patriarca a scuola dice ai cristiani rischiate di più. Sì. Impegno radicali, i cattolici si espongano anche in politica. Sì, ma sono due livelli diversi. Cioè quello che diceva l'articolista, no? Che è una direttiva, è di non impegnare la parrocchia, la struttura vaticana all'interno della politica. Le persone sì si impegnino. Capito? Cioè, iniziativa, però non altri non che siamo, cioè. I cattolici impegnati nelle parrocchie, attenti all'uso politico della fede. Ho
capito. Capito? Cioè, noi... non abbiamo responsabilità. Esatto, esatto. Partite, sì, esatto, più o meno. Dopo che c'è un altro articolo, sempre sul Gazzettino, so se Gavì... Dimmi. E oggi che c'è un bambino in verso Quero, sul Beunese, scappa da due e gli dicono no. Poi vuoi montarlo sui macchina, un boccia da 11 anni. E lei scampava la casa verso il parroco che aveva appena finito il catechismo, no? E questo qua dopo da dentro si era rifugiato in canonica, e trovava che dei due voleva montare un in macchina, e dopo si era presentato uno, no, in canonica per mandare a carità, e dopo questo boia si era sconto da arrivo a suo parroco, aveva mandato a Maserio questo, sì, e era dopo stata fuori quel che aveva per scura, che era un magrebin, che era un magrebini che è successo di tutti i colori questi giorni qua, non so, che era rapio, che aveva fatto non so, delle inguenze, non so cosa che ha fatto, insomma. Comunque un articolo grande, guarda caso, però l'articolo che c'era del prete di Bologna, di Follino, è già un articolo detto, grande come un pacchetto di sigarette. Sì. Sì. Un piccolo riquadro sul Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera. Sì. Semplice riquadro, sì, una colonnina proprio, sì, miseramente. È come il Gazzettino stesso, certo. Proprio. E sempre sul Gazzettino si sta indagando il prete, quello che ha fatto cambiare a Roma. Sì, no, è stato denunciato, sì, adesso viene indagato, sì. Dopo, a proposito... Aveva ragione il parroco. E qui non si discute, sì, dai. Purtroppo lei ha sbagliato. Ha sbagliato lei a portare il figlio a battezzare, sì. Esatto. A proposito, se devo finire contro il monoteismo, qua ma molto bello, nonostante la brevità del libro, però è soddisfacente, insomma, mette in risalto bene, insomma, ecco. Vieni domani sera alla presentazione, vero? Quindi per fare la dedica dell'autore. Lo so. capito. ma dai, un giorno o l'altro. Va bene, dai. Tant'è dopo che a proposito, prima ti ho detto dei Maggi, come si chiamava, della Burr. Sulla religione in America, anche Emilio Gentile, la democrazia di Dio. Senti, tu sei informatissimo di Gisburg, cosa è uscito? No, niente, perché se no mi avrei detto. Sì. Non è uscito niente perché mi cosa ha detto i titoli e gli autori che mi interessa. Comunque dopo che ti fonarò se è uscito qualcosa. No, io avevo sentito che c'era qualcosa, però. È uscito Calasso, Roberto Calasso. Cosa è uscito? L'ultimo, il Rosa Tiepolo, Francesco C. Edward Kind. Sì. È più o meno uguale, comunque è più sui dipinti, sui disegni dei miti antichi, comunque no. Sul Tiepolo appunto si disegna dei miti, del Venere, dei Baal, dei culti, insomma, che si dice. Ha riempito parecchie ville il Tiepolo, si dice. Il Rosa Tiepolo, sentito, sì, adesso in ottobre, uguale oggi stamattina, insomma. Ecco, qua non... Niente, comunque se oggi sulla Repubblica, quello prima de bus, che ha ormai cieli. C'è la notizia, non mi sono inventata allora. No, c'era notizia, ce l'ho sentita anch'io. Due pagine? Sì. E anche scritto che i cinesi che cercavano No, mi ha letto tutto il grande, due pagine. Non... Comunque io ho sentito sta notizia, però ti dico, non le do quel beneficio di inventario, ecco. Sì, ma penso che sia dentro, se avevi detto Patrizio. Sai, che i cinesi accecchino un satellite spia americano, mi sembra un po'... Ma non scrive mia, ho paura. Cioè, ma... l'indice tecnologico è quello, Cioè, gli americani hanno 300 milioni di abitanti, i cinesi hanno 300 milioni di persone ricche. Esatto. Per cui... Sì, i problemi, e scienziati... Sì, sfornano, i cinesi sfornano 1,5 milioni di ingegneri all'anno. Figurati, laureano 1,5 milioni di ingegneri ogni anno. Quattro e più e passa volte Tu pensi a proiettare questo nel giro di 15 anni, insomma, con un tasso di sviluppo all'8-10%, insomma. Dopo che io sentivo che non si può più mettere su internet gli articoli. No, che tu! mi l'ho sentito l'altro giorno perché... Dove l'hai sentita? L'ho sentito dunque sulla trasmissione... Le soldi finanziarie, sì. Sulla trasmissione, sì. Ma non è una bufala! È una bufala, sì. È una bufala! Sì, è una bufala! Ah,
È una bufala, è una presa in giro, sta girando questa agenda metropolitana, questo, che è veramente una roba da fuori di testa. L'articolo 32... Sì, l'articolo 32 della finanziaria parla dell'organizzazione dei ministeri. Ti pensi che l'articolo 32 della finanziaria doveva parlare sta roba? Non so perché sta dito, appunto, viene a parlare Alberto martedì, dopo viene a parlare anche, credo... Anche Marcello. Mamma mia, che roba, c'è una roba a mettersi in manica, ma se è possibile, ma ne fa le verifiche delle notizie. Sembra impossibile, a me perché, cioè. Ma è una cazzata! Ma sì, ma vedi dei siti che stanno facendo disinformazione, no? E qualcuno ci pesca. A proposito dei siti. Dimmi! A proposito dei siti, no? C'è il giornale oggi? Sì? Parlo con me? Sì, no, sì, con te sto parlando. Questo giornale oggi sarà i tre che trovano, come censio quanti siti pedofili che c'è in Italia. Quanti? 1,5 milioni. Di siti pedofili? In Italia solo, in Italia. E spami! Ma stai cacciando? No, 1,5 milioni, almeno ho capito, in Italia 1,5 milioni. No, lui non sa, mi sembra impossibile, cioè mi lascia esterrefatto una roba del genere. Non riesco a capire tutto il mondo, ma... No, guarda, mi lascia esterrefatto. Ma anche se è in tutto il mondo, mi capito, 1,5 milioni, questo sta a tirare fuori comunque. Comunque se ti informi meglio... Sì, vedrò adesso domani quando uscirà il giornale. Sembra impossibile da me, forse se la sbagliamo. Certo. Tanti, sì, 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 sì. Il 5% deve... Va bene, dai. Va bene, ok, devo chiudere la trasmissione. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Niente, io ho chiuso la trasmissione. Sì, io ricordo che ora domani sera a San Drigo alle 20:30 alla biblioteca comunale c'è la presentazione del libro Contro il monoteismo con un saggio sulla religiosità animale. E sarà presente appunto l'autore Silvano Lorenzoni, è una presentazione interessante perché il testo è stato aggiornato, rivisitato, soprattutto appunto perché è stato aggiunto, oltre che il testo dell'analisi sul monoteismo, anche questo saggio sulla religiosità animale. Per chi ha bisogno di intervenire, chi vuole contattare, 338 319 77 20 e per sotto appuntamento a domani sera. Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione, mancano ancora un minuto, ma non vale neanche la pena tirare su telefonate l'ultimo minuto. E niente, io nella trasmissione dalle 19 alle 20 riprenderò il discorso dell'altra volta. L'altra volta ho avuto un discorso con quel personaggio che si diceva un po' pagano, un po' di un certo tipo, cioè non si capiva bene esattamente cosa volesse. Io quelle mail l'avrei anche cancellata, però mi ha dato l'opportunità di costruire quel discorso per chiarire le idee pagane. E invece da questa sera comincerò il discorso che ho fatto invece con un cattolico, un cristiano, uno che si dichiara cristiano, il quale il comportamento chiaramente è lineare, cioè è stato un comportamento estremamente corretto, alla fin fine dal punto di vista sociale più o meno potremmo magari avere anche le stesse posizioni, però è stato interessante per vedere cosa per lui era importante come cristianesimo, come lo dimostrava, come si poneva e come io rispondevo a come lui si poneva e come lui ribadisce. Fate conto che per fare sto discorso andrò avanti circa quattro o cinque trasmissioni, proprio perché è stato un scambio di email abbastanza consistente e abbastanza lungo. Pertanto da stasera faremo questo. Naturalmente i radioascoltatori potranno sentire, perché una cosa che lascia perplessi è perché i vescovi non siano intervenuti a difendere il cristianesimo, visto che noi del cristianesimo non è che ne abbiamo mai parlato proprio bene. Invece da un lato abbiamo le vecchiette che sono un po' disperate ascoltandoci. No, Claudio, posso dirti, io mi sono sentito un attimo per la telefonata, ma era un'organizzazione cattolica che ci invitava a una loro manifestazione. Ah, ecco. Ci invitava la Federazione Pagana. Ah sì, vabbè. Per cui da un lato ci sono delle vecchiette che ascoltano la radio, che sono cattoliche, che non si sentono molto bene ascoltando la nostra trasmissione, e si vedono però quello che piange a loro il cuore, che si vedono abbandonate da preti e da vescovi che dovrebbero invece controbattere a quello che noi diciamo, dimostrare che noi sbagliamo, e invece si vedono disarmate davanti a questo. Ecco, questo
forse da stasera per un 4 trasmissioni può servire. Bene, allora io saluto e allora appuntamento domani sera alle 20.30 a San Diego, Biblioteca Comunale, per la presentazione del libro Contro il Monoteismo. Okay. Ciao a tutti. Ciao a tutti, a stasera.